Benvenuti ad una nuova puntata di Spunti e Spuntini. Cominciamo parlando della riapertura delle discoteche con gli ospiti qui con me e in collegamento che rappresentano tutto questo settore che ha subito davvero tantissime chiusure, anche spesso repentine. Do il benvenuto in studio a Stefano Benassi, che è proprietario di due locali in Arezzo città. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. E abbiamo anche in collegamento Giuseppe Muscinelli, che invece rappresenta SILB per quanto riguarda la zona di Perugia, dell'Umbria. Grazie per essere in collegamento con noi. Sì, più lo Scorpione di Sansepolcro, vabbè, e il Formula 1 di Città di Castello, sì, interregionale. Ecco, bene, ha fatto bene a spiegarcelo. Allora, aspettiamo anche che torni in collegamento, perché l'avevamo visto poco fa anche il rappresentante di SILB Confcommercio Arezzo, Stefano Lanini, che spesso è stato ospite con noi proprio per toccare questo importante tema. Intanto do la parola a lei, Benassi. L'11 è la data della riapertura. Quello che stride un po' che rispetto a tante altre riaperture, ad oggi non c'è stato un vero e proprio decreto con tutte le regole della ripartenza. Di fatto si conclude il decreto precedente. Di fatto non c'è stato dato un decreto attuativo per la riapertura. Diciamo che c'è stato sostanzialmente segnalato che la proroga dei 10 giorni scade oggi, e quindi da domani possiamo riaprire. Diciamo che siamo però abituati a essere trattati in un certo modo, perché già la vigilia di Natale, senza un avviso, c'è stata la repentina chiusura, così come l'ultimo dell'anno, quindi ormai siamo abituati ad avere questo tipo di trattamento. Però ormai, diciamo, siamo alla fine, speriamo, di questo calvario, e da domani finalmente possiamo riaprire. Ecco, riapertura con la capienza al 50%, sì, come era precedentemente? Il protocollo è rimasto riapertura. Quello che c'era stato dato il 15 ottobre, quando è stata fatta la prima riapertura, quindi la capienza per i locali al chiuso del 50%, per i locali all'aperto il 75%, ovviamente ora è tutto chiuso, al chiuso, e al tempo stesso l'accesso è consentito solo col Green Pass rafforzato, oltre che chiaramente tenere chi entra da un punto di vista di nominativi, per avere durante la settimana o nei giorni successivi una logica di chi è entrato da un punto di vista. Tra poco poi torno da lei per capire nel dettaglio quali sono stati gli accorgimenti per riorganizzare la riapertura dei suoi locali. Visto che forse sta cercando di ripristinare il collegamento anche Stefano Lanini, intanto vado da Giuseppe Muscinelli. Ecco, quali sono state le criticità maggiori che ha attraversato in questi mesi? Ma dunque, come diceva Stefano, questa improvvisa comunicazione di chiusura che ci è venuta la sera prima di Natale, alle 9, alle 7 e mezzo, 8, mi ricordo l'ora di cena. E quindi è stato un danno enorme, sia perché tutti eravamo preparati, ma poi per i dipendenti che erano stati convocati, chi pensava di venire a lavorare appunto per Natale, poi per fine anno, la Befana, chi non era andato via magari a divertirsi proprio perché era responsabile, sentiva l'impegno di non lasciarci in queste serate. E poi ecco, c'è stata questa bella sorpresa, come ha detto Stefano, della chiusura senza preavviso. Come del resto anche adesso c'è un'apertura senza preavviso, perché sarebbe come se stasera c'è il comunicato che domani viene prorogato, da domani per 10 giorni, la chiusura delle discoteche. Quindi diciamo che ci siamo sentiti un po' bistrattati, e questa è stata anche psicologicamente una cosa che un po' ti dà molto fastidio, tant'è che anche adesso ci credevamo fino a un certo punto di riaprire, e quindi vabbè, ora ci abbiamo puntato, però eravamo già consci del fatto che all'ultimo momento poteva arrivare, se non arriverà, speriamo di no, una comunicazione in senso contrario.
Ecco, quali sono le perdite che lei ha, diciamo, quantificato? Ma diciamo che le perdite sono, per questo periodo sono sicuramente un 30% del fatturato della stagione, perché è il periodo clou della stagione invernale, quella che va da ottobre a Pasqua, e quindi togliere Natale compreso, poi fine anno, Befana, e poi il mese di gennaio e metà febbraio, lei capisce che... Certo, ecco, invece almeno del 30%. Torno da lei, tra l'altro proprio alla vigilia della decisione del governo di chiudere le discoteche, come rammentava nella scorsa vigilia di Natale, tra l'altro lei aveva proprio organizzato una festa studentesca, c'erano state delle polemiche. Sì, è stata fatta anche una festa studentesca all'interno del Principe. E da parte si era sollevato da parte di alcuni genitori una richiesta di non fare la festa. Chiaramente noi prima di tutto siamo un'attività privata, era stato fatto un intervento nei confronti del sindaco. Chiaramente la nostra è un'attività privata che quindi ha le sue regole da seguire, però privatamente, diciamo che poi la festa è stata fatta. È venuto un pochino meno di ragazzi, però tutti in sicurezza, perché la cosa che va capita è che la discoteca specialmente è sempre stata, ma specialmente in questi momenti, è un luogo di sicurezza. Vediamo come i giovani ultimamente anche nelle piazze della città hanno comportamenti più o meno adeguati, però chiaramente è un bello scarico una discoteca, che quindi avere una discoteca aperta di fatto è anche una cosa positiva per quello che è, diciamo, il sociale della città. Ecco, vado allora da Lanini, che è di nuovo collegato con noi. Benvenuto anche a Stefano Lanini, grazie per essere qui. Buonasera. Allora, Lanini, insieme a lei abbiamo ripercorso anche un po', diciamo, i vari appelli che come categoria avete rivolto al governo. Ripercorriamo appunto queste possibilità di essere ascoltati, diciamo così. Sì, noi ne abbiamo fatti tanti di appelli, speriamo che sia quello ultimo, quello buono, per non rifermarsi. E ho sentito oggi il sottosegretario Costa a Rai 3, che ha confermato che non prorogheranno la chiusura, vale a dire che si aprirà, perché l'ho preso come la conferma oggi, per cui parla a nome del governo, a nome di Speranza, per cui si spera che sia l'ultima fermata che l'ha passata. E niente, sabato, fra venerdì e sabato, i locali riapriranno, ce ne sarà un 30% a livello nazionale che non riaprirà per vari problemi che non sto a elencare. Si è aggiunto alla problematica delle chiusure la problematica del caro energia, che questo qui è un altro problema, perché un locale che pagava 2.000-3.000 euro di corrente ora ne paga 7.000 circa, per cui c'è stato un aumento spropositato. Comunque l'importante a questo punto è ripartire, e che poi l'altra cosa importante è che il governo si preoccupi dei ristori, come gli abbiamo chiesto, di partire da una base almeno di 25.000 euro locale a salire in base a fatturati. Queste sono le due cose che ci interessano di più. E per il resto i locali sono pronti, diciamo. Come ripeto, il 70% dei locali riaprirà fra venerdì e sabato. Ecco, ci sono dei vari sistemi anche, oltre che ovviamente la rilevazione della temperatura, tutto il registro di chi partecipa, insomma, alle varie serate, ci sono anche sistemi di sanificazione che avete pensato di mettere a punto, Lanini? Sì, i protocolli sono quelli, non hanno fatto modifica ai protocolli, sono quelli, diciamo, della riapertura scorsa, che sono controllo della temperatura, green pass, tracciabilità, mascherine o chirurgiche o FFP2, non c'è differenza. E queste qui, diciamo, sono le cose più importanti da ottemperare da parte dei gestori. Ecco, però sistemi particolari di sanificazione all'interno dei locali, c'è qualche locale che ha provato a inserirli?
Al momento no, diciamo, sanificazione, abbiamo fatto una sanificazione, una disinfezione prima di aprire, però non è che ci sono attualmente delle macchine che possano sanificare l'aria in tempo di Covid. Ce n'è una che è stata omologata per la NASA e che ci verrà proposta a giorni, che potrà essere inserita all'interno dei locali, però vediamo, ancora non è stata certificata. Ecco, vediamo si sta muovendo qualcosa anche per una maggiore sicurezza, ecco, in questi locali. Sì, c'è questa azienda americana che si è mossa per fare, diciamo, ha studiato su questo prodotto di sanificare l'aria e sembra che funzioni, però è tutto, diciamo, da certificare da parte del governo. Bene, allora con le regole alla mano dei vari protocolli, insomma, noi auguriamo davvero un buon lavoro a tutti coloro che si occupano appunto del settore dei locali, delle sale da ballo. Ecco, volete concludere, ecco, con un appello particolare anche a tutti coloro che torneranno presto nei vostri locali? Noi voglio ringraziarvi prima di tutto per la sensibilità che avete dimostrato averci invitato. Quindi ringrazio per l'invito, invito tutti a venire nei nostri locali perché insomma si sta bene, si sta in sicurezza, si sta tranquilli e speriamo che questa volta ripartiamo e sia una ripartenza definitiva, perché è molto importante per tutti noi questo. Do la parola anche a Muscinelli se vuole aggiungere altro al suo intervento. Sì, certamente. I locali hanno un livello di sicurezza molto molto superiore a, diciamo, che non i locali da ballo, che non il locale diciamo dove uno può passare una serata, che ne so, in un bar o in un pub, che per carità anche loro, però ho visto un affollamento da discoteca nei bar non è paragonabile con un affollamento da discoteca in una discoteca. Ci sono altri livelli di sicurezza, di igiene, di ventilazione che nel bar o nel pub, senza nulla togliere alla professionalità degli stessi, però il nostro livello è superiore. Sicuramente. Bene, grazie per essere stati qui con noi. Ringrazio Stefano Benassi, grazie. Giuseppe Muscinelli e anche Stefano Lanini di SILB. Rinnovo gli auguri di un buon lavoro. Noi ci prendiamo qualche istante di pausa, torniamo tra poco con Spunti e Spuntini.